Di amici del gusto relativo, siamo in compagnia di Anne Louise dell'azienda tenuta di Aglea, Sicilia, Etna Doc. Stiamo bevendo un Nerello Mascalese in purezza, un vino per me davvero spettacolare, un'eleganza tipica dei vitigni del Nord Italia, dei più grandi Pinot Noir del Nord Italia. Abbiamo note speziate, note diciamo anche di punte di macchia mediterranea accompagnate da terziari che ricordano un po' le note di pasticceria, qualche nota di biscotto, qualche nota burrosa anche, diciamo, derivanti dall'uso del legno che Anne fa dei suoi vini. Anne è una persona molto attenta alla produzione dei suoi vini, li racconta con estrema passione e ora vi facciamo capire come Anne interpreta il modo di fare vino e soprattutto ci facciamo raccontare, oltre che dell'azienda, il vino che stiamo bevendo. Ecco. Questo vino è Annacare, che ha preso il nome Annacare come popolare per mio figlio, perché l'ho bottigliato nel 2012 quando è nato mio figlio. Annacare è un vino veramente speciale, è un nato nel 2012, che era una nata piuttosto calda, proprio qui. Quindi qua mi sento tutti i profumi estremamente concentrati, con un'esplosione quasi ritoppiata. Quasi 0,3 ettari, quindi bellissimo. Un piccolo appezzamento. Poi l'ha messo in barrique e parlato che è stato fatto in barrique e poi l'ha lasciato invecchiare un giorno a 18 mesi e poi così è andata con la carne. È un vino davvero interessante, molto saporito, in bocca, di un equilibrio spettacolare. Duri e morbidi sono equilibratissimi, ma quello che caratterizza secondo me molto di più, molta decisione questo vino, è quello che, come Anne diceva prima, la concentrazione aromatica, la concentrazione che ha questo vino, che risulta essere, per quanto mi riguarda, molto saporito. Va bene, ti ringraziamo, grazie mille, saluti, viva la Sicilia, viva il Trentino.